procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, Lino Giorgio Bruno, che saluto e ringrazio della presenza. Ricordo che l'audizione si svolge in forma libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverto inoltre il nostro ospite che della presente audizione sarà redatto un resoconto stenografico e che, se lo riterrà opportuno, consentendo la Commissione, i lavori potranno proseguire in seduta segreta. Segnalo che, in tal caso, per la parte seduta sottoposta al regime di segretezza, saranno sospesi tutti i collegamenti da remoto e la trasmissione diretta su MTV della Camera dei Deputati, che saranno tempestivamente riattivati alla ripresa della seduta libera. Al fine di assicurare il miglior svolgimento dei lavori, invito inoltre il nostro ospite a destinare, se possibile, illustrazione di eventuali contenuti riservati alla parte finale della seduta. Ricordo che la Commissione è chiamata, in base alla relativa legge istitutiva, a svolgere indagini atte a far luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, anche con riguardo alla verifica di eventuali comportamenti illeciti nell'ambito della pubblica amministrazione centrale e periferica, ovvero dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti. La Commissione ha inoltre il compito di individuare eventuali connessioni tra tali attività illecite e altre attività economiche. L'audizione odierna rientra nell'ambito dell'approfondimento avviato per decisione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dal Presidente dei Gruppi, del 15 maggio scorso sulla diffusione delle sostanze PFAS dell'ambiente, tali prodotti chimici organici di sintesi, ampiamente utilizzati da decenni in una varietà di settori industriali e manifatturieri, sono infatti stati riconosciuti come potenzialmente lesivi per l'ambiente e per la salute umana. In particolare, l'analisi dell'impatto di tali sostanze per l'ambiente e la salute dei cittadini rientra nelle competenze attribuite alla Commissione della relativa legge istitutiva sotto tre distinti profili: lo smaltimento delle stesse come rifiute, la loro presenza nelle acque superficiali attraverso gli scarichi civili e industriali, con il correlato danno ambientale e infine la loro penetrazione e diffusione nella catena alimentare. Ricordo peraltro che le citate sostanze sono state già oggetto dell'attività di indagine della Commissione del Presidente Legislature, portando alla redazione di tre relazioni tematiche, con un particolare riguardo ad alcune regioni italiane, quali Piemonte e Veneto, che ospitavano siti di produzione di tali sostanze, pur avendo la Commissione accertato la diffusione di tali sostanze in tutto il territorio nazionale. La Commissione intende quindi indagare sull'incidenza di tale fenomeno sul territorio nazionale, tenuto conto dell'attuale ciclo produttivo, verificandone l'ampiezza e la relativa ricaduta in termini di nocività per l'ambiente e per l'uomo, con l'obiettivo di individuare e proporre soluzioni normative in grado di contrastare la diffusione di tali sostanze, aggiornando il lavoro già svolto nelle precedenti legislature, anche alla luce degli attuali progressi scientifici. In particolare, chiederemo al Procuratore di fornire alla Commissione elementi utili relativi alle indagini condotte nei confronti della società chimica Miteni in relazione alla produzione PFAS presso lo stabilimento di Trissino, in provincia di Vicenza. Cedo dunque la parola al procuratore per lo svolgimento di una relazione introduttiva, al termine della quale i colleghi parlamentari potranno rivolgere eventuali domande o richieste di chiarimento. Prego. Buongiorno e ringrazio per l'occasione che mi è offerta di illustrare lo stato delle attività, uso il termine generico, attività in corso di svolgimento relativamente alla contaminazione da PFAS che interessa il territorio della provincia di Vicenza e anche probabilmente il territorio di altre province. Quindi grazie. Io ho già depositato, immagino che la Commissione ne abbia conoscenza, una serie di documenti ai quali farò riferimento, anche perché questo mi eviterà di entrare in dettagli eccessivamente tecnici e agevolerà sicuramente lo svolgimento di questa relazione preliminare. Il procedimento in corso di svolgimento avanti alla Corte di Assise di Vicenza, il procedimento cosiddetto Miteni, è come noto in fase dibattimentale. Il procedimento è frutto di due distinti filoni investigativi che hanno avuto ad oggetto fenomeni di inquinamento ambientale, di avvelenamento di acque da sostanze PFAS e GENCS, è contestata anche una ipotesi di bancarotta per falso in bilancio ed operazioni dolose riferibili alla società Miteni S.p.A., naturalmente dichiarata fallita. Gli imputati del procedimento sono persone che a vario titolo hanno ricoperto ruoli apicali all'interno di Miteni e delle sue controllanti nel corso degli anni.
Evito di indicare i nomi di queste persone, sono soggetti, cittadini giapponesi coinvolti nella fase cosiddetta Mitsubishi, altri soggetti coinvolti nella fase nella quale la gestione, delle attività faceva capo al gruppo tedesco ICIG, che, ricordiamolo, ha rilevato, Miteni dal gruppo Mitsubishi nel corso del 2009. Miteni è l'acronimo Mitsubishi ENI perché per un certo numero di anni, una partecipazione societaria alla gestione di Miteni, appunto, era detenuta da, ENI. E poi altri soggetti che a vario titolo hanno ricoperto ruoli di governance all'interno di Miteni. Nei confronti di Miteni si procede anche per l'ipotesi di illecito amministrativo ai sensi del decreto legislativo numero 231 del 2001, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Ipotesi di reato, avvelenamento di acque in concorso, articolo 439 del codice penale. Disastro innominato in concorso, articolo 434 del codice, penale, l'ipotesi contravvenzionale di cui all'articolo 256 del decreto legislativo numero 152 del 2006 e ipotesi di inquinamento ambientale per i fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della fattispecie di cui all'articolo 452 bis avente ad oggetto lo sversamento abusivo di sostanze del tipo Jenks. Ho già fatto riferimento all'illecito amministrativo di cui all'articolo 25 undecies del decreto legislativo numero 231 del 2001, e ancora la contestazione, come ho detto, è di bancarotta per falso in bilancio e commissione di operazioni dolose, la fattispecie è quella di cui all'articolo 223 della legge fallimentare. Rispondono di quest'ultima fattispecie gli amministratori ed i gestori di Miteni SPA. La fase dibattimentale ha avuto inizio il 1 luglio 2021, avanti alla Corte di Assise di Vicenza. Sono state svolte finora 101 udienze, con un imponente esame di testimoni, consulenti del pubblico ministero, 82 testimoni e consulenti del pubblico ministero, 56 testimoni e consulenti delle parti civili, 25 parti civili, 45 testimoni prodotti dalla difesa. Si è proceduto all'esame anche di due testimoni, esame assistito ai sensi dell'articolo 195 del codice di procedura penale. Ad oggi risultano calendarizzate 12 udienze fino al mese di novembre 2024 e dovrebbe procedersi auspicabilmente alla definizione, alla conclusione dell'istruttoria dibattimentale. Deve essere esaminato un imputato e deve procedersi all'esame di 15 consulenti della difesa. I dati che mi sono stati riferiti dai colleghi che si occupano del dibattimento, il dottor Fietta ed il dottor Blattner, sono nel senso di una auspicabile conclusione dell'istruttoria dibattimentale all'esito degli esami ai quali ho fatto riferimento nel mese di novembre, massimo dicembre di quest'anno. Naturalmente occorrerà prevedere un numero di udienze, abbastanza capiente per la discussione finale e anche in questo caso auspicabilmente, salvo naturalmente iniziative e decisioni da parte della Corte, eventualmente la
disposizione di una perizia il procedimento con la sentenza finale dovrebbe avere luogo entro la primavera del 2025. Sono, ripeto, indicazioni di massima, esposte, come sempre accade, alle difficoltà, ai ritardi, anche indipendenti spesso dalla volontà della Corte, e ragionevolmente, ripeto, se non dovesse esserci l'affidamento di una perizia da parte della Corte di Assise, il procedimento dovrebbe concludersi entro la primavera del prossimo anno. Questo è lo stato, cerco di seguire naturalmente le indicazioni che mi sono pervenute, poi se ci sono dettagli ulteriori lo faremo in sede di domande. Il procedimento che reca il numero 9628 del 2020 e riguardava le fattispecie di omicidio e lesioni colpose da malattia professionale che è stato avviato da questo ufficio nei confronti di 19 persone, sono amministratori anche in questo caso che si sono succeduti nel tempo nella gestione aziendale e il medico aziendale preposto alla sorveglianza sanitaria. Io ho prodotto sia la consulenza tecnica che è stata affidata a due docenti universitari, i professori Pira, Enrico Pira è un ordinario di medicina del lavoro dell'Università di Torino, sia il professor Di Vella, ordinario di medicina legale, relazione imponente, io mi sono limitato a produrre solo il primo dei volumi e le conclusioni finali, naturalmente se la Commissione ritenesse di doverla acquisire nell'interezza lo faremo. E comunque questa consulenza tecnica, ripeto, ha riguardato l'ipotesi di omicidio e lesioni colpose da malattie professionali e sono state individuate come persone offese e tutte sottoposte, salvo le persone che nel frattempo erano decedute, ad un accurato verifica sia dei precedenti sanitari, ma sono state tutte sottoposte a visita da parte del collegio da parte del collegio dei consulenti, 21 dipendenti di Miteni. Il procedimento si è definito per quanto riguarda l'ufficio di procura con una richiesta di archiviazione, una richiesta di archiviazione articolata e corposa che naturalmente ripercorre quelle che sono le conclusioni della consulenza tecnica, ma le arricchisce anche di ulteriori elementi, richiesta di archiviazione che in seguito all'opposizione da parte di enti rappresentativi delle persone offese, l'opposizione è stata proposta contro la richiesta di archiviazione da CGL provinciale di Vicenza e da Filctem CGL provinciale di Vicenza, è stata, il procedimento è stato definito e anche da alcune delle persone offese, da più delle persone offese, il procedimento è stato definito con ordinanza del GIP del Tribunale di Vicenza del 18 ottobre 2023. Anche in questo caso si tratta di un'ordinanza, di un provvedimento articolato che riprende
la richiesta di archiviazione del pubblico ministero la arricchisce ulteriormente, esamina le posizioni dei singoli lavoratori e sostanzialmente mi limito a ripercorrere quelle che sono le conclusioni. Ripeto, sia la consulenza che la richiesta del pubblico ministero che l'ordinanza di archiviazione del GIP sono a disposizione dei commissari perché sono stati trasmessi nella giornata di ieri. Le conclusioni le richiamo brevemente, preferisco dare lettura per evitare eccessi di sintesi. Il giudice, richiamando la richiesta del pubblico ministero, rileva che al di là della già rilevata prescrizione delle gran parte delle condotte astrattamente riferite alle previsioni incriminatrici, è stata ritenuta, richiamando anche, lo aveva già fatto il pubblico ministero nella richiesta di archiviazione, l'argomentazione è stata ripresa dal GIP nel provvedimento di archiviazione, è stata rilevata la prescrizione di tutti i fatti commessi anteriormente al mese di aprile 2016. Grazie. Il mese di aprile 2016. Il GIP rileva tuttavia che al di là della rilevata prescrizione della gran parte delle condotte astrattamente riferite alle previsioni incriminatrici, la mancanza di un evento e soprattutto in un notevole numero di casi della prova del nesso causale in patologia e insorgenza multifattoriale impedirebbe in ogni caso di formulare qualsiasi ipotesi di ragionevole sostenibilità in giudizio. Tale considerazione impone di non affrontare l'aspetto relativo alla astratta sostenibilità dell'accusa nei confronti dei singoli indagati, facendo riferimento alle specifiche competenze e alla cessazione degli obblighi di protezione e controllo all'interno dell'organismo aziendale. Una posizione, peraltro, di un cittadino giapponese era estinta in seguito al decesso dell'indagato. Quindi il procedimento per omicidio e lesioni colpose da inosservanza di malattie professionali si è definito dopo questa articolata fase di indagine preliminare svolta dall'ufficio di procura. Le conclusioni del pubblico ministero sono state integralmente richiamate dal GIP col provvedimento di archiviazione al quale ho fatto riferimento. Questi sono diciamo, i due procedimenti, l'uno in corso di svolgimento, l'altro definito con le modalità alle quali ho fatto riferimento. Ma ritengo che l'interesse maggiore in questo momento debba riversarsi sicuramente sull'esito del procedimento avanti alla Corte di Assise, ma anche sulle attività che sono in corso di svolgimento per la bonifica del sito aziendale di Miteni. Io ho prodotto anche in questo caso una nota, una relazione che ho richiesto alla provincia di Vicenza con riferimento alle attività in corso di svolgimento e da procuratore della Repubblica mi occupo sicuramente per un verso dell'esito del procedimento penale, ma anche e soprattutto ho il dovere di occuparmi della situazione del territorio di Vicenza e quindi l'ufficio che rappresento è interessato e, come dirò, partecipa anche ad una serie di incontri che sono stati indetti dalla prefettura di Vicenza con i soggetti
che in linea di principio sono stati ritenuti responsabili da parte della provincia della contaminazione in funzione delle fondamentali operazioni di bonifica. E sotto questo profilo io ho richiamo le note a firma del dirigente dell'ufficio legale della provincia di Vicenza, l'avvocato Balsani, che segue da vicino anche il procedimento penale. La provincia di Vicenza ha ritenuto di individuare i responsabili della contaminazione aziendale, ed ha emesso specifici provvedimenti per l'esecuzione delle operazioni di bonifica nei confronti di società del gruppo ICIG, nei confronti di Mitsubishi Corporation, nei confronti di Eni Rewind e nei confronti di Manifattura Lane, Gaetano Mazzotto e Figli, società per azioni. Sono le società a partire dalla Marzotto, la Miteni, ricordiamolo, nasce da Rimar, che era una società del gruppo storico Marzotto. Il gruppo Marzotto, come è noto, è uno dei gruppi storici dell'imprenditoria vicentina, ed è stata successivamente, nasce come Rimar, originariamente nella sede di Trissino, successivamente spostata nello stabilimento di Miteni. Ebbene, i provvedimenti della provincia sono stati impugnati dalle società interessate. Il TAR Veneto, naturalmente, mi risulta che le sentenze siano state impugnate davanti al Consiglio di Stato, ma finora abbiamo due sentenze che ho prodotto come documentazione, quindi ne avete la disponibilità. Del TAR Veneto, che ha ritenuto, rigettando i ricorsi avverso i provvedimenti della provincia, ha ritenuto responsabili della contaminazione tre società del gruppo ICIG, Mitsubishi Corporation. Il 19 novembre prossimo dovrebbe discutersi il ricorso di Eni, l'udienza è fissata a breve e ancora non è stata fissata dal TAR Veneto l'udienza di merito per la manifattura Lane Gaetano Marzotto e Figli S.p.A. Sono stati individuati anche come persone fisiche responsabili della contaminazione finora Mortillaro Luigi, Meglin Brian Anthony. In un solo caso il TAR Veneto ha accolto il ricorso nei confronti di Smith Alexander Nicolas per carenza di istruttoria, con facoltà tuttavia dell'amministrazione di rideterminarsi. Questo è lo stato, questo è un punto fondamentale, perché si tratta certamente di sentenze non definitive, però il giudice amministrativo di primo grado ha ritenuto finora di avallare quelle che erano le determinazioni dell'amministrazione provinciale in ordine all'individuazione dei responsabili della contaminazione. Come vedremo, l'attività della provincia ha avuto anche riflessi
sia in sede di conferenza di servizi, ma anche in occasione di questi incontri che si sono tenuti presso la Prefettura di Vicenza, due incontri, uno nel mese di novembre dello scorso anno, l'altro nel mese di aprile di quest'anno. I verbali di questi incontri sono anche a disposizione, della Commissione. Per quanto riguarda le operazioni di bonifica, anche in questo caso faccio riferimento alla, nota del dirigente dell'ufficio legale della provincia. Lo stato attuale delle attività è finalizzato alla cosiddetta messa in sicurezza operativa, che prevede un sistema di barrieramento idraulico tramite emungimento delle acque sotterranee da appositi pozzi, la depurazione delle, delle acque e lo scarico nel torrente Poscola e la predisposizione di un barrieramento fisico, che si realizza e in corso di esecuzione e dovrebbe essere completato entro il primo semestre dell'anno 2025, l'avanzamento dei lavori al 70% attraverso l'infissione nel suolo di palancole fino a profondità variabili da circa 7 metri a 21 metri su un fronte di lunghezza pari a 578 metri. È un barrieramento che è stato approvato nell'ambito del progetto di messa in sicurezza operativa. Si sono concluse le indagini ambientali, geo e idrochimiche previste dal piano di caratterizzazione. Il piano di caratterizzazione è stato aggiornato nel corso degli anni. Bisogna precisare che attualmente delle società in linea di principio, secondo che quella che è la prospettazione della provincia, sono responsabili della contaminazione, le attività alle quali ho fatto riferimento, attività, ripeto, di messa in sicurezza operativa che precedono la vera e propria bonifica dell'area, sono svolte dalla International Chemical Investors Italia 3 Holding SRL, che è la società che ha acquisito da Miteni l'immobile e che attualmente ne è proprietario. Quali sono i passaggi successivi al termine della messa in sicurezza operativa? La fase prevede la presentazione dell'analisi di rischio sanitario ambientale, che dovrebbe essere prossima, la scadenza è fissata nel prossimo mese di settembre, l'approvazione dell'analisi di rischio da parte della conferenza dei servizi e quindi finalmente la presentazione del progetto di bonifica, che dovrebbe avvenire entro 6 mesi dall'approvazione dell'analisi di rischio. Siamo in una fase, ripeto, ancora di messa in sicurezza. Tralascio una serie di dettagli tecnici sugli interventi operativi ai quali la Commissione potrà attingere dai documenti in possesso. C'è una conferenza dei servizi che finora ha svolto l'attività di monitoraggio dei lavori e di disposizioni tecniche di dettaglio. Una novità importante è che a questa conferenza di servizi, alle quali avevano finora dato la loro adesione sia ENI che ICIG, per la prima volta nel corso dell'ultima riunione e
si sono presentati esponenti, si sono presentati rappresentanti sia di Mitsubishi, del gruppo Mitsubishi, che del gruppo Marzotto. Ed è un elemento di novità importante, perché finora, su fronti diversi, perché Marzotto, per la verità, gli esponenti di Marzotto non sono imputati nel procedimento in corso di assise, lo sono gli esponenti di Mitsubishi, sia Mitsubishi che Marzotto avevano sempre rifiutato di comunque non avevano dato la loro adesione alla partecipazione alla conferenza dei servizi. E devo fare riferimento agli incontri che si sono tenuti presso la prefettura di Vicenza, ai quali ho partecipato personalmente per monitorare qual era lo stato dei lavori e anche eventuali interventi volti a garantire la sicurezza dei luoghi e delle comunità interessate, in base al ruolo di coordinamento svolto dalla prefettura. E agli incontri, come ho detto, hanno partecipato sia i professionisti legali di Mitsubishi, che seguono anche il procedimento avanti alla Corte d'Assise, ma anche rappresentanti di Marzotto. E questo nel mese di novembre. Il primo degli incontri si è tenuto il 22 novembre del 2023, è stato un elemento di novità. Uno degli obiettivi di questo tavolo di lavoro organizzato dalla prefettura, quale naturalmente ho partecipato rappresentando che il tutto si svolgeva a latere, a prescindere dall'esito del procedimento penale, è stato anche di in qualche modo sollecitare le società individuate dalla provincia come responsabili della contaminazione a condividere in qualche modo i costi delle operazioni di bonifica. Ritengo che questo sia il punto fondamentale. Le operazioni di bonifica richiedono costi ingenti, non abbiamo un dato che ci perviene dal Ministero dell'Ambiente, abbiamo un importo che ci è stato rappresentato da ICIG, che ripeto è la società che sta attualmente operando per la messa in sicurezza del fondo, che richiederebbe, però anche questo è un dato che vi sottopongo con largo beneficio di inventario, una somma di almeno 180 milioni di lire per le operazioni di bonifica. Nell'ultima riunione, quella nel mese di aprile, considerate le aperture, sia pure con accenti e distinguo, sia ben chiaro, da parte di, con molti distinguo e con qualche difficoltà, ma comunque le quattro società interessate, ripeto, Mitsubishi Corporation, ICIG, ENI e Marzotto, hanno dato la disponibilità a istituire
un tavolo tecnico per individuare forme e diciamo percentuali, usiamo questo termine, quote di partecipazione di ciascuna delle imprese alle operazioni di bonifica. Mi risulta che si sono tenuti due incontri in occasione dell'ultimo incontro presso la prefettura, si stabilì concordemente che questo tavolo tecnico sarebbe stato tenuto dalla provincia. Si sono tenuti due incontri finora, a quanto mi risulta, non si è addivenuti ad una definizione delle partecipazioni rispettive alle operazioni di bonifica e diciamo, i risultati di questo tavolo di lavoro sono attualmente all'esame, sono stati riferiti dal dirigente dell'ufficio legale della provincia anche per iniziative ulteriori da parte della prefettura di Vicenza. Io ritengo di aver dato un quadro abbastanza esauriente. Sì, infatti dopo noi avremo... benissimo. Riguardo no, dopo tanto... Ma ho cercato di essere, forse sono stato eccessivamente dettagliato, ma ho ritenuto di offrirvi questa prospettazione ampia, segnalando, ripeto, come in questo momento nell'interesse del territorio, io non sono veneto, non sono vicentino, ma sono procuratore della Repubblica di Vicenza, lo sforzo maggiore è in funzione delle operazioni di bonifica. Chiaro. No, diciamo, noi abbiamo sicuramente i relatori che si occupano dell'inchiesta, che poi andranno a magari ascoltarsi, a guardare, a leggere tutte le carte. Poi se ci sono eventuali domande interrogativi le facciamo pervenire per iscritto anche successivamente chi dovrà svolgere l'azione. Abbiamo una domanda, vedo Barbara Guidolin che è collegata. Sì, grazie Presidente e grazie al dottore Bruno per essere insomma qui con noi oggi su un fatto che, come sappiamo, il caso Miteni, appunto, oltre all'aspetto ambientale noto a tutti, quindi l'inquinamento da FAS, ha sempre preoccupato proprio per l'applicazione del principio, se cito anche della Comunità Europea, dei tipi da paga, insomma, ecco, quindi speriamo veramente che questo sia il caso in cui questo principio viene applicato. Detto questo, ho delle domande ben precise per il procuratore. Innanzitutto volevo capire se la procura ha intenzione di ampliare il capo di imputazione portando il tempo della condotta del reato fino al 2018. Poi volevo sapere se è sempre l'intenzione della procura di procedere con il reato ex articolo 452 tardeces omessa la bonifica, cioè l'inquinamento, visto che l'inquinamento persiste a tutt'oggi e ancora non si è intervenuti in maniera definitiva, diciamo, come ha spiegato il procuratore, le azioni di bonifica sono in corso. Poi mi ha colpito molto anche l'aspetto dei lavoratori, vista l'archiviazione. Io ne ho conosciuti, vengo da Vicenza, quindi alcuni di questi lavoratori li ho conosciuti e effettivamente dati, insomma, credo che siano anche nelle carte che il procuratore ci ha lasciato, i livelli di FAS nel sangue di questi lavoratori erano no alti di più, erano altissimi. Condannandoli, insomma, visto le cause di malattia anche dovute a FAS, condannandoli, insomma, a problemi di salute seri. E quindi mi colpisce, appunto, l'archiviazione in questo senso e volevo capire se c'è l'intenzione, appunto, di riaprire questo filone. E poi, ultima domanda, sulla conferenza dei servizi di cui appunto il procuratore ci ha spiegato che è in corso e ultimamente ha visto
aggiungersi al tavolo anche, mi pare, Mitsubishi, abbia detto Mitsubishi e Marzotto. Ecco, io voglio capire se a questo tavolo esiste anche una rappresentanza dei cittadini che nel frattempo, insomma, si sono formati dei comitati, delle associazioni di tutela dei cittadini. Ecco, volevo capire se in questo tavolo di conferenza dei servizi esiste una rappresentanza anche dei cittadini o dei lavoratori in questo caso. Grazie. Io raccoglierei le domande e dopo magari così Come la vuole, sì. risposta. Senatore Lorefice. Grazie Presidente, grazie Procuratore. Al di là che avremo modo di approfondire e studiare, diciamo, la corposa documentazione che abbiamo ricevuto tra ieri e oggi, perciò non c'è stato neanche il tempo materiale per leggerlo. Ma anch'io l'ho acquisita di corsa, quindi Le chiedo, per quanto riguarda invece la fase dibattimentale, il riferimento è puntuale su sia la partecipazione, diciamo, la costituzione delle parti civili, se ci dice chi è stato ammesso tra le parti civili, mi auguro anche il Ministero, comunque tutti i soggetti ammessi. E invece per l'aspetto epidemiologico, se non erro in fase dibattimentale, è emersa una situazione alquanto singolare, cioè che lo studio epidemiologico, inizialmente anche concordato tra la Regione Veneto e l'Istituto Superiore di Sanità, non è mai partito, pertanto c'è stata una forse dilazione dei tempi e per una questione di valutazione dei costi, almeno così io ho avuto modo di verificare anche da notizie giornalistiche, per soli circa 250 mila euro. La Regione Veneto non ha dato corso alla convenzione e non ha dato la possibilità all'Istituto Superiore di Sanità di mettere in campo un puntuale e approfondito studio epidemiologico, senza il quale le correlazioni tra i danni ambientali e la salute, diciamo, avrà anche, come dire, un vuoto, una carenza. Se ci può dare ulteriori elementi e se risponde a vero che la Regione Veneto non ha dato corso alla convenzione e se a tutt'oggi è così, perché quella era una notizia fino a fine 2023, se c'è stata un'evoluzione e se uno studio epidemiologico c'è o è mai partito o è in procinto di partire. Non ho altre domande, quindi prego. Sì, mi ripete il nome del primo. Guidolin, Barbara Guidolin. Senatrice. Senatrice Guidolin, spero di aver appuntato le sue domande. Per quanto riguarda la prima delle domande, se la Procura ha intenzione di ampliare il capo di imputazione estendendo il periodo rispetto a quello originariamente contestato, è una richiesta che è stata formulata dalle parti civili, vi è stato un invito da parte delle parti civili ad una iniziativa della Procura in questo senso. Ad oggi i magistrati che seguono il procedimento e che hanno naturalmente la loro autonomia non si sono pronunciati, so che sarà oggetto di approfondimento successivamente. L'ufficio di procura, tramite i suoi rappresentanti, si pronuncerà su questa richiesta, che ripeto è una richiesta pervenuta dalle parti civili. Per quanto riguarda la conferenza dei servizi, lei mi chiede se vi partecipano associazioni rappresentative dei cittadini. Mi risulta che la conferenza dei servizi sia presieduta dal sindaco di Trissino. Non le so dire se ad essa partecipano anche enti rappresentativi e associazioni, se vuole che le dia questa
informazione mi riservo di fornirgliela. Per quanto riguarda, il procedimento penale per omicidio e lesioni colpose, io devo limitarmi a fare riferimento a quelle che sono le, acquisizioni e le determinazioni finora assunte dall'autorità giudiziaria. Sono stati individuati durante la fase dell'indagine preliminare, anche attraverso indicazioni che provenivano dalle associazioni sindacali, i lavoratori portatori di malattie in linea di principio asseritamente riconducibili all'esposizione a PFAS. Il lavoro che è stato svolto da parte dell'ufficio di procura, che ripeto è confluito in una complessa, articolata richiesta di archiviazione che invito a leggere. Le conclusioni dell'ufficio di procura sono state condivise dal GIP e quindi su questo mi pare che al momento non sono intervenuti elementi ulteriori e diversi che consentano di rivedere quelle che sono acquisizioni, tenendo conto anche, io ho posto l'accento sul provvedimento di archiviazione del GIP, il quale si muove su due distinti versanti, ma addirittura tralascia quello relativo alla prescrizione dei reati, approfondendo la mancata acquisizione di elementi in relazione al nesso eziologico tra, ricordiamolo, esposizione a PFAS e malattie riscontrate nelle persone offese che sono state allo stato individuate o per denunce o da soggetti diversi. Questo è l'oggetto del procedimento penale, che non segue prospettive epidemiologiche. Il procedimento penale deve accertare il nesso eziologico tra l'esposizione a sostanze in linea di principio pericolose e contaminanti e gli esiti di malattia che ne sono derivati. Spero di essere stato esauriente, se ho dimenticato qualcosa la senatrice me lo ricorderà. Senatore Orefice, lei mi chiede di quali sono i soggetti ammessi come persone, come parti civili nella fase dibattimentale. Io non ho l'elenco. Naturalmente mi riservo di fornirglielo, è sufficiente d'altro canto uno dei tanti verbali del procedimento penale per riscontrare ed individuare le parti civili. Certamente è costituito parte civile il Ministero dell'Ambiente tramite la avvocatura distrettuale e mi risulta vi siano enti esponenziali anche di interessi diffusi. Non sono in condizione anche di rispondere, anche su questo mi riservo, ma probabilmente la domanda potrà rivolgerla ai dirigenti di ARPA Veneto che mi seguiranno sulla situazione epidemiologica e soprattutto sulla convenzione tra la Regione Veneto e l'Istituto Superiore di Sanità che, secondo quanto mi riferisce, non sarebbe stata posta in essere per l'elevato costo economico o
o comunque per il costo economico. Mi dispiace, ma non sono in condizione di risponderle. Su questo le risponderanno sicuramente gli esponenti di ARPA. Mi riservo di produrle il verbale di ammissione alla costituzione di parte civile o comunque un qualunque verbale per l'individuazione delle parti civili che partecipano al dibattimento. Bene, noi ringraziamo per l'audizione e dichiaro conclusa l'audizione, non essendoci più domande. Dichiaro conclusa, adesso fra 5 minuti iniziamo una nuova audizione con ARPA. Grazie, grazie a tutti.
Regione Veneto, ingegner Loris Tomiato, che saluto e ringrazio per la presenza. Il direttore generale accompagnato dall'ingegner Paolo Sdilli, dirigente dell'unità operativa Bonifiche, siti contaminati Veneto Occidentale, cui porgo anche i miei ringraziamenti. Ricordo che l'audizione svolge in forma libera ed è aperta alla partecipazione da remoto ai componenti della Commissione. Avverto inoltre i nostri ospiti che della presente audizione sarà dato un resoconto stenografico e che, se lo riterrà opportuno, consentendo alla Commissione, i lavori potranno proseguire in seduta segreta. Segnalo che in tal caso, per la parte seduta sottoposta al regime di segretezza, saranno sospesi tutti i collegamenti da remoto e la trasmissione sulla diretta Web TV della Camera dei Deputati, che saranno tempestivamente riattivate alla ripresa della seduta libera. Al fine di assicurare il migliore svolgimento dei lavori, invito inoltre i nostri ospiti a destinare, se possibile, illustrazioni di eventuali contenuti riservati alla parte finale della seduta. Ricordo che la Commissione è chiamata, in base alla relativa legislativa, a svolgere indagini atte a far luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, anche con riguardo alla verifica di eventuali comportamenti illeciti nell'ambito della pubblica amministrazione centrale e periferica, ovvero dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti. La Commissione ha inoltre il compito di individuare eventuali connessioni tra tali attività illecite e altre attività economiche. L'audizione odierna rientra nell'ambito dell'approfondimento avviato per decisione dell'Ufficio di Presidenza integrato e rappresentante dei gruppi del 15 maggio scorso sulla diffusione delle sostanze PFAS nell'ambiente. Tali prodotti chimici, organici di sintesi ampiamente utilizzati da decenni in una varietà di settori industriali e manifatturieri, sono infatti stati riconosciuti come potenzialmente lesivi per l'ambiente e per la salute umana. In particolare, l'analisi dell'impatto di tali sostanze per l'ambiente e la salute dei cittadini rientra nella competenza attribuita alla Commissione dalla relativa legge istitutiva sotto tre distinti profili: lo smaltimento delle stesse come rifiuto, la loro presenza nelle acque superficiali attraverso gli scarichi civili e industriali, con il correlato danno ambientale e infine la loro penetrazione e diffusione nella catena alimentare. Ricordo peraltro che le citate sostanze sono già state oggetto dell'attività di indagine della Commissione nelle precedenti legislature, portando alla redazione di tre relazioni tematiche, con particolare riguardo ad alcune regioni italiane, quali Piemonte e Veneto, che ospitavano i siti di produzione di tali sostanze, pur avendo la Commissione accertato la diffusione di tali sostanze in tutto il territorio nazionale. La Commissione intende quindi indagare sull'incidenza di tale fenomeno sul territorio nazionale, tenuto conto dell'attuale ciclo produttivo, verificando l'ampiezza e le relative ricadute in termini di nocività per l'ambiente e per l'uomo, con l'obiettivo di individuare e proporre soluzioni normative in grado di contrastare la diffusione di tali sostanze, aggiornando il lavoro già svolto nelle precedenti legislature, anche alla luce degli attuali progressi scientifici. In particolare, chiederemo al direttore di fornire alla Commissione elementi utili in ordine agli accertamenti e alle attività intraprese da ARPA Veneto con riguardo al sito della società Miteni di Trissino, presso Vicenza. Cedo dunque la parola al direttore Tomiato per lo svolgimento di una relazione introduttiva, al termine della quale i colleghi parlamentari potranno rivolgere eventuali domande o richieste di chiarimento. Prego. Noi abbiamo articolato il nostro lavoro ripercorrendo i quesiti di quell'ipotesi di audizione che c'era prima dell'estate, diciamo ai primi di luglio. Quindi faremo un'esposizione seguendo in sostanza i quesiti che, ricordo, erano: il primo di tutti era in sostanza se il decommissioning era stato concluso e lo stato quindi delle apparecchiature che in sostanza appartenevano all'impianto ex Miteni, e poi tutto il sistema della gestione della barriera idraulica, della palancolatura, in sostanza per arrivare in fondo ad andare a definire lo stato attuale del sito. Poi, siccome in Veneto il tema PFAS è diventato il tema portante, ha quasi superato, se posso usare un paragone, quando una volta si parlava di diossine e di Seveso, adesso si parla di PFAS e di Miteni, voglio dire, no? Ma sono diventati elementi in tutto il ciclo dei rifiuti, e quindi quando noi parliamo di percolato da discarica, quando noi parliamo di impianti di conferimento, in Veneto tutti questi temi adesso noi li stiamo affrontando come agenzia. La rappresentazione che daremo è quindi concentrata sui quesiti, ma poi disponibile a eventuali altre domande su come ci stiamo muovendo rispetto a impianti di trattamento rifiuti, il percolato da discarica e quant'altro possa servire a dare contezza di come in sostanza qualcosa che non è solo Veneto, ma che siccome è comparso per primo in Veneto e noi abbiamo iniziato ad affrontarlo. Io direi di cedere la parola all'ingegner Zilli, che nei 20 minuti che ci avete dato, allora lui condensa la componente tecnica e poi a voi le domande. Bene, grazie.
Buongiorno a tutti. Allora parto dal primo quesito da parte dell'audizione, quindi l'attività di rimozione degli impianti industriali, ovvero l'attività di decommissioning. Per quanto riguarda il decommissioning, quindi lo smantellamento degli impianti e delle strutture fuori terra, possiamo dire che si è completato ad opera di Viva Life, che si era aggiudicata a seguito del fallimento di ex Miteni gli impianti e tutte le strutture fuori terra. Quindi a partire sostanzialmente dai primi mesi del 2023, lo stabilimento ex Miteni è stato liberato da tutte quelle che sono le strutture, gli impianti chimici che prima erano a servizio della produzione. Tutti i rifiuti che sono derivati da queste operazioni di decommissioning sono sostanzialmente stati smaltiti prima come operazione di 15, quindi un deposito preliminare successivo ad altre operazioni di smaltimento, e in conclusione avviati a termodistruzione in impianti all'estero per il tramite di piattaforme italiane. Quindi il decommissioning sostanzialmente lo possiamo considerare concluso. Se possiamo procedere con le slide. Ok. Da un punto di vista amministrativo siamo ancora nell'ambito del progetto di MISO, che è stato approvato con determina del Comune di Trissino di marzo 2020. Cosa prevedeva questo progetto di MISO? Che ricorda una messa in sicurezza operativa, uno strumento di intervento previsto dalla normativa del 152 del 2006. Questo progetto prevedeva la realizzazione di un sistema di confinamento laterale di lunghezza complessiva di 580 metri attraverso la realizzazione di un palancolato con due brevi tratti a nord e a sud chiamati Baffo Nord e Baffo Sud lungo il greto del torrente Poscola che scorre a fianco del sito ex Miteni. Qual è lo scopo di questa struttura di confinamento laterale? È quello sostanzialmente di limitare l'infiltrazione di acque sotterranee lungo il lato est dell'ex stabilimento, quindi evitare quindi che acque non contaminate fluiscano attraverso i terreni contaminati della Miteni e quindi si abbia un rilascio nelle acque sotterranee in fase di scorrimento al di sotto dello stabilimento. E un altro aspetto del progetto di MISO era la realizzazione di test di trattabilità in laboratorio sia dei terreni che delle acque contaminate prelevati direttamente dal sito ex Miteni, con lo scopo di individuare una tecnologia di bonifica che sia migliore per quanto riguarda le condizioni sitospecifiche investigate. E dopodiché un'altra gamba importante, diciamo, di questo progetto è la realizzazione e l'ottimizzazione di sistemi di barinamento idraulico. Sono stati previsti una serie di interventi di plume control, quindi degli interventi di contenimento della contaminazione nelle acque di falda attraverso, diciamo, un efficientamento di pozzi già esistenti, attraverso la celebrazione di nuovi pozzi, una manutenzione di pozzi vecchi, chiusura di pozzi non più efficaci e tutta una serie di automatismi anche a livello impiantistico che consentono una gestione degli emungimenti in maniera automatizzata. Inoltre era prevista la realizzazione di una vasca di equalizzazione per ottimizzare le prestazioni del TAF. Vi ricordo cos'è il TAF? È un trattamento delle acque chimico che prevede sostanzialmente un passaggio delle acque emunte da queste barriere idrauliche attraverso delle batterie di filtri a carbone attivo che sono in grado di trattenere i composti che rappresentano i contaminanti indice del sito ex Miteni, quindi benzotiflururi, solventi clorurati e i famigerati PFAS. Poi nel corso del tempo è stato anche presentato una variante al progetto di MISO per adeguare l'impianto di depurazione e ottimizzare, diciamo, l'aspetto di equalizzazione delle acque. Dovete pensare infatti che non c'è più produzione ovviamente sul sito, però tutte le acque meteoriche assieme alle acque di falda emunte e trattate chiaramente devono passare attraverso questo impianto e quindi c'è una commistione di queste due acque, quindi l'impianto è stato realizzato proprio per equalizzare e quindi fare un bacino di omogenizzazione di queste acque. E possiamo procedere? Per chiarire, dobbiamo inquadrare che cos'è un ammiso rispetto a che cos'è nell'ambito di un percorso di bonifica, una bonifica vera e propria e una messa in sicurezza permanente. L'ammiso nasce per la necessità di garantire l'operatività nell'ambito del decommissioning, cioè era un impianto fermo ma che andava smontato, pulito e impacchettato, e quindi questa attività di decommissioning va garantita con una messa in sicurezza operativa.
che è poi prodromica all'eventuale percorso del progetto di bonifica, che deve finire con una bonifica vera e propria o con una messa in sicurezza permanente. Quindi l'avviso è il primo tassello per garantire l'operatività di chi lavorava negli impianti per le attività di decommissioning, finalizzata a portare a zero, a piano campagna, quindi portando via tutto l'impianto, per poter poi caratterizzare ed andare a approfondire il percorso che portasse ad un progetto di bonifica e una messa in sicurezza permanente. Scusate se ho fatto questa precisazione, ma serve per inquadrare... Ecco, in merito al discorso del palacolato, che abbiamo detto ha la funzione proprio di evitare l'infiltrazione delle acque sotterranee al di sotto del sito di Smitteni, vedete il profilo di progetto che è evidenziato in nero e nei tratti rimarcati in verde possiamo vedere il palacolato dove è già stato realizzato, quindi sostanzialmente una buona copertura, diciamo, lo potete vedere in particolare dalle percentuali di avanzamento dei lavori espresse in termini di palancole per tratto in fisse o metri quadri di palancole in fisse per tratto. Vedete che per quanto riguarda il tratto lungo il Poscola Nord siamo un 96% di avanzamento lavori, nel Poscola Sud abbiamo un 74% di avanzamento lavori, per quanto riguarda i baffi nord e i baffi sud vedete delle percentuali realizzative un po' più basse perché in fase di infissione delle palancole si sono riscontrati dei trovanti, quindi dei ciottoloni che hanno rotto diciamo le coclee di avanzamento dei fori di alleggerimento e quindi Any Rewind, che sta realizzando il palancolato, ha dovuto cambiare tecnologia e farà sostanzialmente una serie di pali seccanti in miscela ternaria al fine di garantire una diciamo impermeabilità al pari del palancolato previsto, il palancolato che viene invece realizzato con delle palancole di natura metallica, insomma. Quindi l'ultimo cronoprogramma di Any Rewind risale al 2023, prevede la conclusione dei lavori a novembre 2024 e la consegna dei lavori a DC3, che è il proponente di intervento di bonifica, a fine anno sostanzialmente. Quindi diciamo che le percentuali danno in qualche modo rendono fede a queste tempistiche, perché qui siamo al 31 agosto 2024. Possiamo procedere? Grazie. E, come vi dicevo, il progetto di MISO prevedeva anche dei test di trattabilità con lo scopo di individuare le reagenti e le condizioni di pH più efficaci per il trattamento dei PFAS che sono assorbiti sia a livello della matrice suolo che nella falda. Quindi sono stati effettuati a scala di laboratorio, chiaramente, dei trattamenti chimici di ossido di riduzione di matrici contaminate prelevate direttamente dal sito ex Miteni mediante l'applicazione di specifici reagenti ossidanti riducenti per vedere quali capacità di trattamento, quali percentuali di degradazione si potevano ottenere. I test sono stati eseguiti, come vi dicevo, a scala di laboratorio nel 2022 e sono stati presentati da parte di IC3 nello stesso anno. E sostanzialmente i risultati ottenuti a causa della complessità della matrice e delle caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze non possono essere considerati esaustivi ed efficaci per una piena applicazione a scala di sito. Su questo noi come agenzia abbiamo anche chiesto il supporto di ISPRA per poter valutare questi test di trattabilità che sono stati effettuati. Possiamo procedere con le slide. Ecco, quindi ISPRA ci ha supportato nella valutazione di questi esiti dei test di trattabilità, ha evidenziato una serie di carenze, okay, che diciamo, secondo quanto ci hanno indicato impediscono di formulare delle valutazioni sull'efficacia dei trattamenti descritti. Quindi i rappresentanti di IC3 hanno preso in considerazione queste carenze, però le hanno in qualche modo le hanno prese in considerazione per poter definire quelli che saranno in futuro le strategie di intervento sul sito. Quindi allo stato attuale hanno dichiarato proprio di non replicare o approfondire la sperimentazione secondo le indicazioni e prescrizioni di ISPRA. E quindi ribadiamo che, visti i risultati ottenuti anche grazie al supporto di ISPRA, diciamo non possiamo considerare esaustivi ed efficaci i test di trattabilità effettuati per una piena applicazione a scala di sito. Possiamo procedere con le slide, grazie. Per quanto riguarda i barieramenti idraulici,
sul sito sono presenti tre diverse barriere. Abbiamo la barriera sud, che è quella diciamo più verso il basso della slide, che è posizionata chiaramente lungo il lato sud dello stabilimento, e poi abbiamo due barriere che sono sostanzialmente localizzate nella parte nord, una si chiama barriera nord e una si chiama barriera di alleggerimento, e vanno ad emungere le acque contaminate in corrispondenza degli ex impianti, degli ex reparti produttivi. Tutte e tre le barriere sono costituite da pozzi che attingono sia l'acquifero alluvionale che la porzione calcarenitica più profonda. Su questo vi spiego meglio, la falda sotterranea che passa sotto lo stabilimento ex Miteni è costituita da un acquifero alluvionale costituito da materiali grossolani, quindi ghiaie in sabbia anche con un po' di limo, e questo diciamo materasso alluvionale è sovrastante un acquifero calcarenitico molto meno trasmissivo, che quindi ha molta meno acqua e la trasmette con una velocità molto, molto inferiore. Quindi le barriere idrauliche sono in grado di emungere sia dall'acquifero alluvionale, che è ovviamente la parte sopra che vi dicevo, sia dalla parte sotto, che è la porzione calcarenitica. Possiamo procedere, grazie. Sì, sì, procediamo pure, grazie. Questa è la configurazione attuale. Allo stato, in questi mesi stanno operando sostanzialmente 43 pozzi, okay, suddivisi a seconda che costituiscano un pozzo della barriera sud piuttosto che della barriera nord, piuttosto che della barriera di alleggerimento. Possiamo proseguire. La barriera idraulica non è sempre stata così, ha subito nel tempo, e qui vedete tutte le varie evoluzioni, perché così era previsto dal progetto di MISO. Ci sono state delle chiusure di alcuni pozzi, peraltro alcuni magari non erano stati realizzati secondo le migliori modalità costruttive, ne sono stati fatti di nuovi, e qui sono evidenziate le variazioni in aumento in termini di punti di captazione rispetto agli anni precedenti con il grassetto, quelle in diminuzione con il grassetto barrato. Quindi c'è stata un'evoluzione, ecco, il concetto è che c'è stata un'evoluzione di queste tre barriere idrauliche in termini di configurazione di pozzi posti in emungimento. Possiamo procedere anche qui. Ecco, noi come ARPA cosa facciamo? Periodicamente andiamo a verificare in campo quanti e quali sono i pozzi in emungimento e le portate estratte. E vedete che l'ultimo sopralluogo risale ad aprile 2024 in una fase definibile di morbida da un punto di vista idrogeologico, quindi con una falda molto alta, in cui sostanzialmente tutti i punti di emungimento disponibili erano in funzione. E ovviamente, come vi dicevo, poi c'è tutta la parte dell'impianto di trattamento, e anche lì rileviamo che tipi di filtri a carbone attivo, quali sono i filtri a carbone attivo che sono in funzione, chiaramente anche a seconda della quantità di acqua emunta da trattare. Possiamo procedere. Ecco, poi come vi dicevo, il progetto di MISO prevedeva anche tutta una serie di lavori di efficientamento ed ottimizzazione di queste barriere idrauliche, che ad oggi sono stati completati, e diciamo ci avviamo verso una fase anche di gestione automatizzata di queste barriere idrauliche, quindi con un sistema di supervisione e controllo a distanza, con automatismi che regolano le portate di emungimento in funzione dei livelli di falda. Possiamo proseguire anche qui. In questa slide cosa si può vedere? Si può vedere sostanzialmente quelli che sono i volumi di acqua emunti a partire da, vedete sotto, da gennaio 2019 fino a giugno 2024. Vedete che ciascuna colonna dell'istogramma è caratterizzata da tre colori. Il colore più scuro è la barriera sud. Poi c'è quel verdino che è la barriera nord e l'arancione la barriera di alleggerimento. Cosa si può vedere sostanzialmente da questo grafico? Possiamo vedere che nel tempo, vi aggiungo un'altra cosa, nella linea nera continua che subisce quelle fluttuazioni non è altro che la quota di falda rilevata in corrispondenza di un piezometro indice, che ci serve proprio per capire a livello di sito come si sta muovendo la falda in termini di abbassamento o di innalzamento. È possibile verificare questo. Le barriere sud e nord, che vi ripeto essere il colore celeste e il colore verde, danno il contributo più rilevante in termini di volumi emunti. La barriera di alleggerimento, che è la parte arancione, vedete, è una piccola porzione rispetto al volume mensile emunto. Perché?
perché diciamo, intanto ha delle profondità di pescaggio minori, ma poi perché diciamo, è anche quella che in condizioni di magra va prima a secco. Infatti vedete che in alcuni periodi, come per esempio quello che è evidenziato in tratteggio nella lunga magra del periodo 2021-2022, vedete che il contributo della barriera di alleggerimento evidenziato in arancione sparisce, va praticamente a zero. Però il contributo è rilevante in termini di masse estratte, cioè poca acqua però molto concentrata, perché vi ripeto è la barriera forse quella principalmente intestata dove sorgevano prima i vecchi reparti produttivi. Poi vedete che proseguendo nel tempo nel 2023 si ritorna in condizione, vedete la linea continua nera che torna su, cioè cosa vuol dire? Che dopo una lunga fase di magra nel 2021-2022, nel 2023 con picchi anche molto alti, vedete la linea nera che raggiunge quasi il fondo scavo là in alto del grafico, ha presente dei picchi di morbida eccezionale della falda, cioè la falda si è alzata mai come nel quinquennio di monitoraggio, cioè è arrivata il più vicino possibile al piano campagna. E in particolare a novembre 2023 vedete quel picco lì, e questa fase di morbida straordinaria si è mantenuta sostanzialmente fino a giugno 2024, quindi insomma è un periodo di perlomeno sul sito Ex Mitteni di morbida straordinaria. Possiamo procedere, e quindi vedete che in corrispondenza della morbida aumentano vertiginosamente i volumi di acqua emunti dalle tre barriere idrauliche. Questo è un grafico che rende conto delle portate estratte in termini di chili di contaminanti attraverso appunto il trattamento dei filtri a carbone attivo, cioè sono stimate dei chili di benzotrifluoruri piuttosto che di clorurati piuttosto che di PFAS di questi ordini di grandezza. Quindi vedete, siamo, per quanto riguarda i benzotrifluoruri, siamo attorno ai 100-150 kg anno di contaminante estratto. Sui PFAS siamo, anche per la difficoltà perché insomma sono molto idrosolubili, siamo a valori un po' più bassi, dell'ordine degli 8, 10, 20 chili anno. E dall'altra parte vedete i contributi delle varie barriere, barriera sud, barriera nord e barriera di alleggerimento. Possiamo proseguire. Sì, è evidente che più estraggo, meno PFAS va ad alimentare il plum. Più estraggo e più contengo con la palancolatura, meno PFAS si rende disponibile per l'area, la cosiddetta area rossa, se ricordate un po' come è nato il tema, va, quindi sottraggo contaminante che va ad alimentare in sostanza l'attuale, la condizione di origine in sostanza. Ecco questi sono altri grafici che rendono conto della necessità di estrazione di acqua contaminata per in qualche modo recuperare grammi di inquinante. Vedete lì, cioè, occorrono molti metri cubi di acqua per recuperare un grammo di contaminante. Quello che per quanto riguarda i PFAS si è visto negli ultimi anni, vedete il primo grafico in alto a sinistra, si ha una diminuzione del volume necessario per estrarre un grammo di PFAS. Questo in qualche modo è testimonianza di un progressivo aumento di efficienza che può dipendere da diversi fattori, innanzitutto un'ottimizzazione degli emungimenti come erano stati previsti dal progetto di MISO, come sono stati realizzati, ma poi anche per il fatto che in condizioni prevalenti di magra ho avuto una minore diluizione di composti, quindi sostanzialmente le acque sono più concentrate e quindi riesco a captare più quantità di contaminante con minori volumi di acqua. Possiamo procedere con la successiva slide. Ecco, il TAF è autorizzato, cioè l'impianto costituito di filtri a carboni attivi che trattano le acque munte, scarica nel Poscola. I limiti erano stati fissati in sede di approvazione del progetto di MISO, quindi ancora nel 2020, però sono stati aggiornati e sostanzialmente dimezzati con la determina più recente del 2022, applicabile a far data dal 4 marzo 2023. Quindi ARPAV cosa fa? Ma anche la ditta come autocontrollo. ARPAV esegue mensilmente un controllo allo scarico del TAF e verifica il rispetto dei valori limite imposti dal decreto autorizzativo. Valori limite che sono espressi in termini di mediana. Quindi la verifica del rispetto del valore limite
va fatta al termine dell'anno, ecco perché vedete la tabella che riporta gli esiti ARPA mensili dei monitoraggi che vanno dal 9 marzo 2023 fino al 13 febbraio 2024, perché questi sono i 12 dati che hanno consentito il calcolo della mediana per verificare il rispetto dei limiti imposti dal decreto autorizzativo, perché è proprio espresso, il decreto si esprime proprio in questi termini. Il rispetto va verificato come mediana delle 12 mensilità. Possiamo procedere. E vedete, scusate, vedete che il calcolo della mediana relativo all'anno marzo 2023 febbraio 2024 è inferiore ai 25 nanogrammi litro. Possiamo procedere. Il progetto di MISO ovviamente prevede tutta una serie di punti di monitoraggio con frequenze diverse a seconda della posizione del piezometro e del grado di interesse del piezometro. Andiamo da un monitoraggio mensile che prevede il coinvolgimento di 52 punti di monitoraggio, fino a un monitoraggio semestrale che vedete prevede oltre 90 punti di monitoraggio. Quindi un monitoraggio delle acque di falda molto, molto impegnativo, molto, molto articolato. Possiamo andare oltre? Ecco, noi come agenzia facciamo mensilmente un prelievo di una quota parte di questi piezometri variabile. Abbiamo iniziato con 9, un po' alla volta, man mano che la rete di monitoraggio aumenta, aumentiamo anche noi, e ci concentriamo in particolare all'esterno, in prossimità del sito chiaramente, perché vogliamo monitorare anche l'efficienza delle barriere idrauliche nel trattenere la contaminazione. Il piezometro storico posto al di fuori del confine di proprietà a sud, quindi a valle idrogeologica, è l'MV18. Cosa si vede da questo grafico? Sostanzialmente volevo solo precisare che è lo stesso grafico in cui viene riportato l'andamento delle concentrazioni di PFAS, solo che mentre quello in alto a sinistra è, diciamo, in scala, non è in scala, quello in basso a destra è in scala logaritmica, perché consente di apprezzare meglio gli eventuali trend, le eventuali evoluzioni. Allora, cos'è possibile verificare? Che fino all'anno 2022 si poteva sostanzialmente intuire una tendenza decrescente alle concentrazioni di PFAS, ma poi, proprio come abbiamo già visto l'escursione di livelli di falda, a partire da novembre-dicembre 2022, cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che si sono manifestati tre picchi di entità rilevante, sostanzialmente in corrispondenza degli aumenti degli innalzamenti di livello di falda, e quindi nelle condizioni di morbida estrema. Okay? In particolare il dato più il picco più alto è quello che vedete, che è del novembre 2023, che è il picco storico più alto. Okay? E questo viene proprio a valle di un periodo di magra estrema che è durato sostanzialmente quasi 2 anni, 2021-2022. E per cui questo ci fa dire che queste variazioni, anche repentine, che avvengono molto velocemente, questi innalzamenti che a scala di sito innalzamenti della falda che a scala di sito sfiorano i 10-15 metri, si prendono in carico della contaminazione che magari rimane residua nell'insatro, e quindi questo si traduce negli aumenti di concentrazione a valle del sito, o anche in corrispondenza del sito chiaramente. Possiamo proseguire. Ecco, però quando è successo questo incremento a novembre 2023, che poi è proseguito anche nei primi mesi del 2024, chiaramente gli enti hanno sollecitato degli interventi urgenti integrativi al proponente l'intervento di bonifica IC3. Quindi IC3, sollecitato dagli enti, ha incrementato le portate di emungimento della barriera sud ulteriormente rispetto a quanto previsto da un modello numerico di flusso che viene utilizzato per la gestione delle barriere, nel senso che il progetto di MISO approvato prevedeva un modello numerico di flusso che, attraverso il quale si sono studiate delle portate ottimali di emungimento al fine di garantire il contenimento della contaminazione. Ecco, si è andati oltre le portate previste da progetto, dal modello numerico, proprio per arginare questa situazione, chiamiamola, di emergenza. Dopodiché il TAF, per aumentare la capacità di trattamento delle acque che chiaramente erano maggiori, è stato implementato con ulteriori due filtri a carbone attivo. Quindi, per effetto di questi due interventi, poi ne sono stati anche realizzati altri, ma principalmente per effetto di questi due interventi, la barriera sud
è arrivata ad estrarre, a fronte di una portata da modello in condizioni di morbida di 185 metri cubi ora, scusate, a fronte di uno scenario di morbida da modello di 158 metri cubi ora, siamo arrivati nella realtà a 185 metri cubi ora estratti solamente dalla barriera sud. Poi c'era chiaramente anche la barriera nord e la barriera di alleggerimento. Proseguiamo. Ok, questi sono altri piezometri, però questi localizzati lungo il margine ovest. Questi invece cosa ci dicono? In condizioni di magra, vedete, abbiamo avuto dei picchi, cioè nel 2021 e nel 2022 abbiamo avuto lì i picchi maggiori di concentrazioni di PFAS. Questo vuol dire che in condizioni di magra estrema, come si sono verificate nel 2021-2022, abbiamo una componente di deflusso prevalente delle acque sotterranee verso ovest, mentre diciamo in condizioni di morbida normale il deflusso delle acque, soprattutto nell'acquifero alluvionale, va da nord verso sud. Quando in qualche modo l'acquifero alluvionale si svuota ed è saturato perché la falda è molto bassa, abbiamo uno scolamento, permettetemi il termine, delle acque contaminanti verso ovest, e quindi abbiamo riscontrato i picchi verso ovest, nei piezometri di ovest, proprio nelle fasi di magra. Okay? Poi generalmente, ecco, abbiamo per ogni punto, qua quasi ogni punto di monitoraggio, abbiamo fatto realizzare dei cluster piezometrici, cioè vuol dire abbiamo una coppia di piezometri, uno che pesca nell'acquifero alluvionale, uno che pesca nel substrato calcarenitico sottostante. E confrontando le coppie che sono ubicate nel giro di 1-2 metri a distanza uno dall'altro, cosa si rileva? Si rileva che purtroppo le calcareniti sono più contaminate rispetto all'acquifero alluvionale, e anche se le concentrazioni sono più stabili, cioè hanno oscillazioni meno ampie rispetto all'acquifero alluvionale. Ci avviamo verso la fine. Ok, quindi in funzione di questa criticità, che ha visto uno spostamento, diciamo, per un certo periodo nel 2022 della contaminazione verso ovest, acceso i riflettori, diciamo, sul lato ovest dello stabilimento, abbiamo imposto a IC3 la realizzazione di ulteriori 7 nuovi piezometri esterni lungo il lato ovest. È stato fatto un ricorso al Presidente della Repubblica in data 30 marzo 2023 da parte della ditta. Purtuttavia, sulle afurie di continuo e sulle citazioni, la società IC3 a luglio 2024 ha comunicato di aver perforato e installato i 7 nuovi piezometri, quindi a partire dal monitoraggio di luglio 2024 abbiamo a disposizione anche questi nuovi piezometri sul lato ovest, che ripeto sono un presidio molto importante soprattutto in condizioni di magra estrema. Possiamo procedere oltre. Qui, giusto per dare un'idea, abbiamo fatto una mappa di concentrazioni per l'ultimo mese disponibile, che avevamo i dati elaborati, giugno 2024. Diciamo che all'interno, diciamo, dell'ex miteni, in corrispondenza degli ex impianti produttivi, ci attestiamo a valori di PFAS di 10-1000 microgrammi litro. Sulle aree esterne siamo al di sotto di 3 ordini grandezza, andiamo da 0,09 a 1 microgrammo litro, sostanzialmente. E chiudiamo. Immagino che siamo verso la fine, e a seguito del completamento delle attività di decommissioning, gli enti hanno chiesto una caratterizzazione integrativa dei suoli a DC3. Perché? Perché non si era a conoscenza dello stato di contaminazione dei suoli in corrispondenza degli ex reparti produttivi, perché prima negli ex reparti produttivi c'erano ancora gli impianti installati. Una volta che sono stati rimossi e portati via con le attività di decommissioning, si sono rese disponibili le aree, quindi sono stati realizzati per un anno intero sostanzialmente, e, diciamo da tutto il 2023, è stata realizzata un'attività imponente di caratterizzazione ambientale. Noi ovviamente abbiamo supervisionato le attività prelevando in contraddittorio un certo numero di campioni, abbiamo prelevato 93 campioni complessivi, che è circa un 14% dei campioni complessivi che invece ha prelevato la ditta. E quindi complessivamente sul sito ad oggi sono stati realizzati 400 punti di indagine, quindi il sito è stato abbondantemente caratterizzato. Siamo nelle fasi amministrative di elaborazione dell'analisi del rischio. Tempi attesi per l'analisi del rischio: noi abbiamo trasmesso come agenzia gli esiti degli ultimi contraddittori che riguardano un test di cessione effettuato sui suoli in data 15-16 luglio 2024. Questo test di cessione è finalizzato alla determinazione del coefficiente di ripartizione suolo-acque sito specifico per i PFAS.
avevamo una revisione di un rapporto di prova, l'abbiamo trasmesso il 16 luglio. In un incontro tecnico del 29 luglio IC3 ci ha confermato il termine di 6-8 settimane a decorrere dalla data di trasmissione di questa revisione, di questo rapporto di prova, che è quindi 15 luglio, quindi dovremmo essere in questi giorni in dirittura di arrivo con la presentazione da parte di IC3 della DR. Per chiudere, in un normale progetto di bonifica si parte da quelle che definiamo come concentrazioni soglia di contaminazione. Poi, concentrazioni soglia di contaminazione, attraverso i parametri chimico-fisici e tossicologici si elabora un'analisi di rischio, si definisce un quadro di concentrazioni che hanno superato, insomma, le concentrazioni soglia di rischio e si va a progettare la bonifica. In che livello siamo dal punto di vista normativo? Siamo nella mancanza della definizione delle concentrazioni soglia di contaminazione e nella mancanza della completa definizione dei parametri chimico-fisici e tossicologici che sono la guida normativa che sostiene in sostanza tutto l'intervento di bonifica. Come Regione Veneto abbiamo più volte sollecitato sia il Ministero che gli ISS di definire questi livelli di concentrazione proprio perché sono indispensabili per il governo di un processo di questo tipo. Grazie, allora vediamo se ci sono domande. Senatrice Guidolin. Sì, grazie Presidente. Allora io velocemente volevo fare una domanda e correggetemi anche se sbaglio, perché non è esattamente la mia materia, quindi mi affido anche a chi ne sa più di me. E volevo capire, quella zona mi risulta che la direzione, diciamo, della falda sotterranea, quindi il corso dell'acqua, va in direzione appunto sud-est. Se non sbaglio, dalle mappe che avete mostrato prima, soprattutto quella dove sono segnati i piazzometri messi per appunto controllare le acque, ne vedo una presenza massiccia nel lato ovest, mentre nella zona proprio sud-est non ho visti tanto i puntini blu, però mi affido a voi, se sbaglio correggetemi. Volevo capire la motivazione di questo anche a fronte di problemi dovuti alle numerose precipitazioni che ci sono state negli ultimi anni in quella zona, quindi allagamenti, innalzamento della falda, volevo capire il senso logico di tutto questo. E poi un'altra domanda veloce, che è quella che insomma in qualche modo allarma i cittadini ultimamente, è che appunto i cantieri della TAV, che sono molto vicini alla zona di inquinamento, insomma, diversi studi dicono che appunto le correlazioni fra i cantieri TAV e la diffusione delle falde acquifere di agenti inquinanti, fra cui anche appunto i FAS, siano collegati. Volevo capire se ci sono dei monitoraggi in questo senso. Grazie. Grazie, raccogliamo altre domande se ci sono. Senatore Orefice. Sì, grazie Presidente, grazie agli auditi. Non so se avete la possibilità di rispondere a una domanda che chiaramente è più da indirizzare al governo regionale in materia di sanità. Indagini epidemiologiche. È emerso almeno da fonti giornalistiche che durante la fase dibattimentale, in buona sostanza, c'era un piano già concordato con l'Istituto Superiore di Sanità per avviare una serie di studi epidemiologici. E solo per carenza di risorse, o meglio, la Regione Veneto non ha individuato come finanziare questi progetti, non si è data attuazione. Se ne avete notizie, se siete stati coinvolti in qualche modo e se ci sono interazioni o collaborazioni con le aziende sanitarie locali o con la regione per quanto riguarda
l'eventuale verifica di correlazione tra inquinamento ambientale e salute pubblica. Non vedo altre domande, faccio una domanda io. E non ho forse attento oppure mi è sfuggito, c'è un'analisi delle acque da parte degli enti che distribuiscono la risorsa per uso umano? Prego. Vado in ordine, quindi il senatore, per la senatrice Guidolin. Allora, senatrice, se lei ha come riferimento una delle mappe che abbiamo illustrato, diciamo che la parte sud e la parte est è la parte maggiormente protetta, perché la parte est ha la palancolatura e il baffo sud e inoltre ha la più forte, la più prestante delle barriere idrauliche, ed è proprio per questa ragione, perché è in sostanza il confine sud-est che è il confine della direzione di falda, che riteniamo sia quella maggiormente preoccupante con il massimo apporto all'esterno. Quindi da una parte palancolatura, dall'altra barriera idraulica per emungimento. Questo era, mi pare, una delle domande. Poi il tema della TAV. Allora, in Veneto la parte vicentina della TAV sta ancora partendo, quindi non siamo ancora nel vivo della cantierizzazione, ma nell'ambito di quelle che sono in sostanza le condizioni ambientali che definiscono un piano di monitoraggio ambientale della cosiddetta grande opera, il tema PFAS l'abbiamo introdotto per due motivazioni. La prima è l'attingimento di acqua che serve alle stazioni di betonaggio, quindi da dove viene attinta l'acqua, che poi magari diventa anche l'acqua con cui abbattiamo la polvere dai mezzi, eccetera, che non deve essere acqua contaminata da PFAS. La seconda è legata agli additivi che si usano nei calcestruzzi. Siccome abbiamo un sospetto che alcuni additivi, in particolar modo quelli collegati alla tecnologia dello spritz beton, in sostanza possono avere contenuti di PFAS, anche lì abbiamo in sostanza prescritto additivi PFAS free cosiddetti. Ecco. Perché? Perché abbiamo un'esperienza collegata con la pedemontana, dove invece abbiamo trovato presenza di PFAS negli additivi, nei composti che si utilizzano come additivi. Il senatore Orefice, che chiedeva il tema del piano di biomonitoraggio, l'unica cosa che posso dire, perché non è di competenza nostra, è che noi come agenzia forniamo normalmente alle aziende sanitarie i dati che servono anche per i piani di sicurezza per le fonti di attingimento, proprio perché, e mi riallaccio alla domanda che ha fatto il Presidente, la zona rossa è nata non come zona di contaminazione, ma come zona dove precedentemente veniva distribuita acqua che poteva avere PFAS. Quindi la prima delimitazione della zona era una delimitazione in ragione dell'attingimento della fonte idropotabile, quindi di che cosa si bevevano i cittadini nell'area rossa. Ed è nato da lì il primo grosso intervento su tutte le strutture acquedottistiche, cioè il primo grosso intervento è stato quello che ha portato a modificare sia le fonti di approvvigionamento sia le modalità di filtrazione. Proprio perché? Perché la nascita dell'areale, quello che noi chiamiamo area rossa, su cui poi dal punto di vista sanitario, proprio per riallacciare i due temi, sono state fatte le analisi del contenuto di PFAS nel plasma sanguigno, analisi che facciamo anche noi in forma anonima, nel senso che le aziende sanitarie consegnano ad ARPA un campione a codice barrato su cui noi facciamo l'analisi dei contenuti di PFAS e restituiamo per la messa in comune del codice a barre con il nominativo alle aziende sanitarie, cosa che è stata estesa anche all'area cosiddetta arancione. Ma ripeto, l'area rossa e l'area arancione, la prima definizione dell'area,
non è una definizione in ragione del plume di contaminazione, ma è in ragione della distribuzione dell'acqua potabile. Prego, l'orefice. Sì, Presidente, solo per avere qualche puntualizzazione. Lei ha parlato, ha detto che sostanzialmente la fase di decommissioning è finita e che la MISO era collegata al decommissioning. Perciò entro fine anno dovrebbe finire quella che è la messa in sicurezza operativa, ma in mancanza di un progetto di bonifica approvato o messa in sicurezza permanente, in mancanza della definizione, perché io ho letto 17.04.2023, è stato presentato un progetto esecutivo di variante, ad oggi non approvato, perciò è pendente presso il Ministero. E poi per quanto riguarda, avete detto mi mancano le CSC e le CSR di riferimento, e state aspettando ancora che il Ministero e eventualmente anche l'ISS definiscano questi parametri, ho inteso male o avete detto proprio allora, questo? Per quanto riguarda il termine del fine anno, era forse in riferimento al palancolato, cioè il palancolato hanno detto che lo concludono entro fine anno 2024. Per quanto riguarda invece la caratterizzazione è stata completata, siamo in attesa del passaggio successivo. Sapete che la normativa a seguire il piano di caratterizzazione c'è l'analisi del rischio, quindi ci stiamo aspettando l'analisi del rischio. Dopo l'analisi del rischio, dopo l'approvazione, chiaramente ci sarà la presentazione del vero progetto di bonifica o del vero progetto di messa in sicurezza permanente a seconda della scelta progettuale. Però è questo l'iter in buona sostanza. In questo momento siamo al completamento delle fasi di caratterizzazione integrativa che sono state fatte a seguito del decommissioning in corrispondenza delle ex aree produttive e la presentazione dell'ADR che verrà discussa. È sicuramente sarebbe fondamentale avere a disposizione un pronunciamento da parte, per esempio, dell'ISS su quelli sono i parametri tossicologici e da parte di ISPRA magari i parametri chimico-fisici per questi contaminanti, perché questi contaminanti nei software di analisi del rischio devono essere inseriti. Quindi la scelta del valore è importante anche nella restituzione di quelle che sono il CSR, ovvero gli obiettivi di bonifica della bonifica ex miteni. Quindi manca in qualche modo un presupposto per arrivare a individuare gli obiettivi. Certo, si possono fare però con parametri chimico-fisici e tossicologici da bibliografia internazionale magari, ma non validati da un organismo come per esempio l'ISS a livello nazionale. Sollecitato, cioè da quanto tempo attendete da ISPRA e ISS i pronunciamenti, per capire, voi siete pronti a continuare, mentre in mancanza dei pronunciamenti vi potete muovere soltanto avendo riferimenti dei parametri internazionali e non quelli definiti a livello nazionale, validati da ISPRA e ISS, capito bene? Sì. Allora, il primo pronunciamento di ISS che risulta all'agenzia risale al 2015 e fornisce dei valori di CSC, solamente valori di CSC, non parametri chimico-fisici e tossicologici, solamente dei valori di CSC per le bonifiche suoli e acque sotterranee per i PFAS. ISS risponde, scrive al Ministero e alla Regione Veneto, quindi vuol dire che Regione Veneto aveva già sollecitato prima del 2015 la definizione quantomeno delle CSC. Ora addirittura deriva di ADR, oltre alle CSC abbiamo chiesto anche parametri chimico-fisici e tossicologici. Per quanto riguarda le note con le quali Regione Veneto ha chiesto, le abbiamo inserite anche nelle slide, a più riprese, siamo partiti nel 2023 a giugno, dopodiché abbiamo fatto un paio di solleciti il 19 marzo 2024 e da ultimo il 16 maggio 2024, perché sapevamo che ci stavamo avvicinando alla presentazione da parte della ditta dell'ADR, quindi vorremmo un supporto su questi parametri, in particolare parametri chimico-fisici e tossicologici. Peraltro a livello di CSC, ISS nel 2015 aveva dato dei valori di riferimento per i suoli sia verde pubblico sia industriale che sono diversi da quelli che ha dato tre anni dopo nell'ambito del procedimento penale ai NOE. Quindi anche lì va capito un attimo. Poi anche giusto per dare un ordine di grandezza, ISS ha definito delle CSC che viaggiano sull'ordine di qualche unità di milligrammi su chilo nei suoli, okay?
Nel 2018 si è espressa per quanto riguarda la protezione delle acque di falda con un valore per il Genix, che è un altro contaminante indice del procedimento Meteni, con un valore di riferimento pari a 0,07 microgrammi chilo, quindi 5 ordini di grandezza più bassi. 5 ordini di grandezza più bassi, quindi anche a livello di CSC bisognerebbe fare uno studio approfondito per capire qual è quella soglia che ci permette un margine di sicurezza, soprattutto per la protezione delle acque di falda, perché se noi dovessimo prendere le CSC che sono state definite nel 2018 da ISS, sono pochi i punti che risultano contaminati anche all'interno del sito ex Miteni che superano queste soglie, pur avendo, avete visto, una situazione nelle acque di falda molto più preoccupante. Quindi c'è il tema della lisciviazione a partire da queste soglie di riferimento. Probabilmente sono valori che devono essere tarati proprio in funzione del comportamento chimico-fisico di queste sostanze, che ancora oggi forse non è completamente noto anche a livello scientifico. Mentre il quadro normativo sulle potabili è stato completato con la nuova direttiva sulle acque potabili, dove i PFAS sono entrati proprio a gamba tesa, voglio dire. Ecco, quindi dal punto di vista delle acque potabili abbiamo una copertura normativa adesso importante. Dal punto di vista invece dei limiti agli scarichi e, come dicevamo prima, in materia di bonifiche, abbiamo ancora in sostanza dei limiti che il Veneto ha assunto a riferimento dopo, in sostanza, il fatto della, quando è emerso la contaminazione da Miteni. Limiti che continuiamo ad usare nel momento in cui autorizziamo scarichi con contenuti di PFAS, voglio dire. Ecco, il riferimento che facevo prima ai percolati da discarica, che in Veneto non si possono scaricare, non si possono trattare nei normali impianti, e che quindi se vanno in Emilia Romagna piuttosto che in Friuli Venezia Giulia vengono trattati, in Veneto non sono trattati. Cioè ci sono anche elementi da dumping industriale, voglio dire, cioè con cifre completamente diverse io mi sposto di regione e continuo a trattare. Chiaro. E c'è una somma complessiva di quella della bonifica? C'è un preventivo di cosa potrebbe costare quello che si è speso fino adesso e quanto potrebbe costare? Allora, mi pare che ho memoria che ci sia, ma mi riservo di mandarvelo, Presidente, nell'ambito di quello che è stato il percorso per la valutazione del danno ambientale che il Ministero ha promosso e che con ISPRA è stato valutato. Quindi tutto quello che da questo punto di vista recupero ve lo posso trasmettere. Ok. Sì, l'orefice è l'ultima, chiudiamo. Sì, nella fase di caratterizzazione avete trovato dei suoli con particolari concentrazioni, cioè molto alte, da far presagire, o meglio, prevedere un trattamento dei suoli, o ormai la bonifica andrà soltanto tramite TAF e di conseguenza aspettiamo i tempi di lisciviazione, perciò aspettiamo che la pioggia faccia migrare i contaminanti dalla matrice suolo alla falda. Capire se avete individuato o se ci sono i presupposti per vedere dei trattamenti puntuali in particolari masse. Sicuramente la caratterizzazione che è stata fatta soprattutto l'anno scorso ha dato delle indicazioni ancora più precise su quelli che sono i focal point della contaminazione nei suoli, per cui ci sono delle aree maggiormente critiche rispetto ad altre aree. Ora, la scelta della tecnologia di bonifica chiaramente sarà a cura del proponente l'intervento di bonifica, chiaramente, anche perché la tecnologia deve tener conto del fatto che siamo comunque in presenza di più componenti, più composti. Parlavamo prima di PFAS, non solo PFAS, ma anche benzotrifluori, anche solventi organici clorurati, quindi anche l'interazione fra i tre contaminanti va valutata per l'applicazione della tecnologia di bonifica. Quello che abbiamo visto è, come dicevo, dei focal point, quindi abbiamo ben chiaro quali sono, diciamo, le zone più critiche da un punto di vista del trattamento.
Adesso sarà cura della ditta proporre il migliore intervento chiaramente per la risoluzione della problematica. Ecco, fermo restando che dicevo, se si applicano quelle CSC che sono state definite, che hanno un ordine di grandezza dei milligrammi su chilo nei suoli, quando poi in realtà per la lisciviazione c'era stato un pronunciamento che mi riportava dei microgrammi su chilo, quindi addirittura 0,07, quindi 5 ordini di grandezza inferiori, capite bene che non è che se io trovo sotto la CSC sono tranquillo, perché sicuramente avrò comunque una lisciviazione in campo nella realtà dei fatti di questi composti dal suolo alle acque di falda. Quindi è un problema. Sì, se a questo aggiungiamo il commento che ISPRA ha fatto a quegli esperimenti, no, di trattamento InSight, non ci lasciano ben sperare su un'alternativa alla messa in sicurezza in questo momento. Adesso vedremo a valle dell'analisi di rischio quale opzione intenderà percorrere la ditta, ma in questo momento siamo in una condizione dove la sperimentazione dei primi trattamenti non ha dato esiti favorevoli. Ecco. Bene, io ringrazio gli auditi e dichiaro chiusa l'audizione.